pronti ragazzi? La pappa è quasi pronta? Aspetta, adesso è il momento cruciale. Hi guys, welcome to our channel, The Kitchen Insiders. My name is Yuri, and this is my friend Alex. Ciao! Ciao a tutti, oggi facciamo i nostri bruschetti con salami e un po' di prosciutto crudo. And today we're gonna show you how to make real Italian bread, so called bruschetta. So let's start. Ok, il nostro pane, bellissimo. Oggi facciamo con questo pane. Le nostre mozzarelle. Il nostro tagliere. E un po' di pomodoro. E prezzemolo. Okay, so for bruschetta we need bread, we need tomatoes, different tomatoes, dark and yellow tomatoes, garlic, onion and parsley. So, let's get started. Yuri, il nostro forno è pronto. Adesso prepariamo il pane e mettiamo dentro. Let's go, okay? Okay, so the oven is ready. Now we will prepare bread and sauce and put it all together in the oven. Let's go. Andiamo. Allora, facciamo con questo pane. Ok. Prendi il coltello. Italialo fino così, fino in fondo. E tieni le mani così. Ah, ok. Like this, yeah? Okay. Okay, I will try. This is my first time. I cut the bread. Okay. Bravo Yuri! Complimenti, adesso questo. Thank you. Stessa cosa. Metti le mani così, bravo. Le dita devono essere alzate. Bravo Yuri. Oh, it was difficult. Metti dentro il forno, tutti e due. Tutti e due. Ok. Apri. Così, bravo. E va là. Okay, so now we'll make sauce. While the bread is in the oven, we need to make sauce. And first of all, I will chop mozzarella. Okay. Questa, Yuri. Questa, un po' di mozzarella. Thank you. Mm-hmm. It's very easy. Allora ragazzi, prendiamo oggi la cipolla bianca. Yuri. Questo e dopo tagliamo non così ma così. Wow. Fine. Giriamo. It's interesting technique. Bravo. Vieni fuori e più o meno una roba. Yeah. Fine, ok. Yuri, è importante tagliare la cipolla fine. Mm-hmm. Sì, non così, ma così. Mm-hmm. Vieni fuori sottile. Dopo giriamo. Guarda Yuri, mm-hmm. Deve essere una roba così. Mm-hmm. Ok, così. Fine. Così. Mm-hmm. Fine.
mettiamo tutto qua. Ok. Now I feel a smell of bread that is ready. So let's have a look. Cup here. Okay, I think it's ready. We can have a look. Yeah, it's ready. You can smell it. Meglio qua, Yuri. Allora, adesso prendiamo la mozzarella e mettiamo sopra. Ok. So now we will put mozzarella on the bread. Vai, Yuri. Pian pianino, tutto lì in mezzo. Io intanto preparo il nostro sughetto, va bene? Ok. You can put mozzarella so much as you want. I will put a little bit on one bread and more on the other. Bravo, bravo. Ok. Manca, Yuri. Facciamo un po' così, veloce, veloce. E dopo ci abbiamo ancora un po' di prosciutto crudo e salame. Ok. I think it's enough. Let's put it in the oven. Right? Vai in forno. Evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. Bravo. Bravo. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Nice! Now we're going to make sauce for bruschetta. Allora, abbiamo tagliamo un po' aglio fine fine. Ok. We need to cut garlic. Fine 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 fine. Like an onion. Dopo prendiamo un po' di prezzemolo. Okay. Fresco, fresco, fresco. Yeah. Puoi farlo di nuovo. Prendiamo un po' di prezzemolo. Fresco, fresco. Very fresh parsley. Li tagliamo fine, 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 fine. And cut it like garlic. Dopo prendiamo i nostri pomodori colorati. Ok. E tagliamo anche i nostri pomodori. Giallo, sì. Ok, yeah. Rosso. Mm-hmm. Nice. Tagliamo un pezzettini strisciolini così, diciamo. Uno rosso. Dopo voi potete usare i pomodori, quelli che avete nella casa vostra. Mm. So you can use as much tomatoes as you want. You can use different colors, yellow, red, dark, green. Bravo, bravo, bravo. It depends on your taste. What do you like? You like sweet or sour? Sour, yeah. Bravo. Okay. Right. Dopo prende il pepe, mette dentro. Vai, 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 vai. Guys, it's very easy. You can make bruschetta by your own at your home. Look, it's very easy, very easy. I think it's enough. Yeah? Ancora, ancora. A little bit more. Sì, vai, vai. Is it okay? No. No. Okay, thank you. No.
fantastico. Io metterei un po' di olio. Ok. Vedi qua il gatto. Bravo. Alice, let's have fun. Look. Bravo. Mamma mia. Io meglio. Oh, no, no, no. Do you want to try it with knife? No. Ok, let's get started. Bene, i nostri ingredienti sono pronti, Yuri. Mettiamo tutto dentro, li mescoliamo e guardiamo come la nostra bruschetta, perché secondo me è pronta. Ok. Ma che belli i nostri pomodori! Guys, look at that. Ok. Mescoli. Bene. Allora, Yuri, secondo me la bruschetta è pronta. Vai a vederli e portali qua. Ok, let's go have a look if our bread is ready. Wow, it's ready. Quindi qua, buono, io lo metto un po' di sale e un po' di pepe anche, che secondo me un po' manca. Adesso Yuri, prendiamo con questo pane nero e facciamo, mettiamo il prosciutto qui sopra. Great, and I want to taste. Allora, la nostra prosciuttina. Alto, wow. It's very hot, guys. Dopo prendiamo il nostro pomodorino, mettiamoci così, abbondante. Ragazzi, è quasi pronta. Così, un po'. Così, Yuri, un po' di nostra cipolla. Questo lo faccio dopo. Dopo il nostro prosciutto crudo tagliato fine. Così, Yuri. E siccome tu lo piace il parmigiano, io l'ho portato oggi un pezzo e con un tagliere così, guarda. Vedete? Noi facciamo qualche striscia e secondo me è pronto. Ok, prova, Yuri. Ok, let's cut it and taste. Yeah, all together. No, not. Siete pronti? I'm ready to taste. Voglio un coltello così. Wow. Ok, let's try it. Buon appetito. It's very good. Very delicious, guys. Profumo di parmigiano, pomodoro, prosciutto crudo, cipolla, prezzemolo, un pane nero e secondo me è fantastico. Buon appetito, amici. Have a nice appetite. Guys, it's very delicious. Very delicious. Alex, thank you very much for such a nice bruschetta. It's very delicious. And thank you for giving us such a good ideas how to make very easy and perfect food. Prego, Yuri. Okay, guys, thank you for watching our video. I hope you enjoyed this video. Please subscribe to our channel and see you soon. Ciao a tutti, buona giornata. Goodbye, have a nice day.